qualche mese fa ho creato un canale IGTV per pubblicare i vlog degli shooting, ma purtroppo adesso siamo tutti in quarantena, non possiamo organizzare nessun servizio fotografico, quindi in questo video vi farò vedere un'idea come fare le foto molto belle e molto particolari usando gli oggetti che abbiamo a casa senza bisogno di uscire. Ho delle idee per una serie di video e se tutto andrà bene, se vi piacerà, a breve farò anche gli altri video, un video, un'idea. Allora, oggi voglio provare a creare un look usando una scatola di Galani, frappe, chiacchiere, ognuno li chiama in modo diverso, ma sono i tipici dolci di carnevale e non fanno impazzire in realtà, ma il mio marito le adora, quindi abbiamo un paio di scatole. Questa, come potete vedere, è già massacrata. Andate in triangolini che provo a incollare sulla faccia, vediamo come. Ho fatto anche una specie di anelli. In realtà poi mettendo su dita si vedono proprio come. Non direi mai che sono fatti del cartone, diciamo. Poi ho fatto anche una cosa, questa cosa qua, che sarebbe una maschera, così. Ma mi sa che la spacco e la attacco qua, non so, vediamo. Improvvisiamo un po'. Adesso mi faccio il trucco e poi vediamo come sarà. Se il sole mi permette, uso la luce naturale, se no metto il flash. All'inizio del trucco mi metto il crema idratante, consiglio di farlo specialmente se avete la pelle secca. Metto il fondotinta, blush, disegno le sopracciglia, highlighter, la mia parte preferita. Metto prima i prodotti liquidi o cremosi e poi li fisso con la cipria. Uso gli ombretti matte arancioni per aggiungere il colore sugli occhi. Sopra, con un dito bagnato, metto gli ombretti metallici color rame. Con il dito si applicano meglio. Nel mezzo metto un po' di ombretto color oro e più chiaro, così aggiungo la freschezza allo sguardo. Ho raccolto i capelli per non distrarre l'attenzione dalla cosa principale, dal viso. E adesso provo a incollare i triangolini e vediamo come va. Uso una colla per le ciglia finte, ne ho pochissima davvero, spero che mi basta per oggi, perché sennò non so cosa fare. Metto proprio poco, piccolino. Speriamo. Lascio che asciughi. Proviamo. Ho un po' paura. Per ora sembra tiene bene. Sento un po' strano con questa cosa sulla faccia, tipo il terzo occhio. Appena finisce la quarantena, la prima cosa che farò è mi compro un'altra colla per le ciglia, un tubo grande. Sembro una regina di un cartone e di sicuro non regina buona. Preferisco sempre quelli cattivi. Adesso non mi muovo più, non parlo più, perché ho paura che si stacchi. Non mi piacciono molto questi parti vuoti o i brillantini che hanno la sua colla già, fa schifo. In realtà so già che se provo ad attaccarli poi si stacchiano durante lo shooting, ma almeno per risparmiare la colla delle ciglia. Di mettere, non giusto, volevo mettere anche questo coso qua, penso che aspetta, pensavo di metterlo su queste ossa, non mi ricordo come si chiamano. Ops. Mentre la colla si asciuga metto gli anelli. L'ho fatto solo per una mano sola, perché con l'altra poi devo tenere il cellulare per vedere le cose e tutto, quindi sulle foto sarà solo una mano.
si staccano già, non abbiamo neanche cominciato a fare le foto. Davvero piacciono molto, come sembra questa netta. Un'altra cosa che mi compro quando finisce la quarantena. Adesso sembro un po' robotica. Ho sbagliato un po' altezza. No, vabbè. Con Photoshop è giusto tutto. Direi che sono pronta. Adesso andiamo a fare le foto. Alla fine ho deciso di aggiungere anche un po' di oro sulle labbra. Allora, oggi voglio usare una semplice parete bianca. Abbiamo la casa mansardata e quindi c'è una finestra che dà tanta luce su questa parete. E voglio scattare proprio qui. Adesso c'è il sole, è molto forte. Voglio provare. So che ombre saranno troppo forti, troppo duri. Proviamo, se non mi piacerà poi metto le flash e mi metto nell'altra stanza, vediamo. Ho già messo la macchina fotografica su treppiedi, la collego via wifi con il cellulare che mi permette di vedere l'immagine sullo schermo qua. Questa macchina fotografica mi permette di mettere il timer su 2 o 10 secondi. Uso 10 perché in 2 secondi non sono in grado di mettermi in posa, di controllare tutto e mettermi in posa. Se non avete la macchina fotografica con wifi, potete usare il timer sul cellulare oppure sulla vostra macchina fotografica che avete. Mettete solo abbastanza lungo per essere in grado a premere il pulsante, tornare dove fate le foto e mettervi nella posizione giusta. Non sarà facile stare qui tutto il giorno. Prima cerco la posizione perfetta per la testa, guardo come cade la luce sul viso, poi posiziono le mani, la mano in questo caso, e premo il pulsante del timer. Ecco, le ombre sono troppo forti, quindi cerco di usare prima il riflettore e poi vediamo, probabilmente dovrò mettere il flash. Uso il riflettore per schiarire le ombre sotto il mento. Alla fine il risultato non mi convince. Alla fine mi sono spostata nell'altra stanza, ho messo il flash con macchina fotografica e adesso mi siedo comoda e faccio tutte le foto. Usando lo flash non vedo come cadrà la luce sul viso, quindi faccio tante prove usando tante pose diverse. Vediamo cosa è venuto. No. Ci sono alcuni che mi piacciono davvero. Alla fine sono molto soddisfatta dello shooting, anche se all'inizio la luce non era giusto, ho dovuto aggiustare tutto, ma sono molto contenta del risultato. Come avete visto, non ho usato gli oggetti particolari per il trucco, sono tutti oggetti che si trovano in casa apposta per farvi provare un'idea simile. Potete usare la macchina fotografica, potete usare il cellulare, cosa avete, cosa volete. Dovete trovare solo la finestra per lasciar passare tanta luce e una parete non necessariamente bianca, può essere qualsiasi colore, l'importante è che il tono unico. Abbinate solo il colore del vostro trucco con il colore della parete. Se non avete le scatole come queste che ho usato io, potete usare sacchetti regalo, carta stagnola, cartoncino colorato, qualsiasi cosa che trovate che dà un effetto un po' metallico, un po' lucido. Ecco, spero che questo video vi sia piaciuto, mettete l'hashtag scatto a casa con Inna se provate questa idea, io di sicuro pubblicherò le vostre foto nelle mie stories e ciao a tutti da dietro l'obiettivo. Adesso che ho finito tutto, la luce nella prima stanza è proprio perfetta. Quindi se non avete flash o attrezzatura fotografica professionale, aspettate l'ora giusta che la luce cada molto morbida e
potete tranquillamente scattare con la luce naturale.